Bene amici, eccoci qua a provare l'Absan X4 Star, è un piccolo quadricottero giocattolo con motori Brushed, quindi a spazzole, è leggerissimo, molto compatto, apparentemente ben fatto, viene alimentato da una piccola batteria e ha l'alloggiamento per la SD card per memorizzare il video. Che riprende con questa telecamerina frontale a 720p e funziona in wifi. La particolarità di questo piccolo drone, possiamo chiamarlo così perché ha un GPS interno e quindi GPS interno, barometro, accelerometri. Quindi è praticamente un piccolo drone, un vero e proprio piccolo drone in formato giocattolo, perché grazie al GPS non solo può stare in position hold da solo, ma può anche essere programmato per volare a waypoint. L'unico neo un po' negativo è l'autonomia di volo, che si aggira intorno ai 5-6 minuti e quindi rende difficile volare ad esempio a waypoint e fare dei voli soddisfacenti. Bisogna come minimo avere più di una batteria. Allora, vediamo come funziona. Si deve accendere tenendo premuto il tasto appunto di accensione qua che qua sotto. Ok. Poi si attiva l'app. Bisogna collegarlo alla wifi che viene generata appunto dall'Absan, è H507A, e poi andare sull'app dell'Absan. Che è questa. Ok, adesso è connesso. Ogni volta che si accende bisogna effettuare la calibrazione della bussola. Decolliamo. Ok. Qua ci sono i cursori virtuali. Eccolo lì. Ok, come si può vedere io non sto tenendo gli stick, facciamo magari un po' scendere, ok. Ecco, lui sta in position hold, in questo momento sta ricevendo 11 satelliti, però l'abbiamo appena acceso e quindi dopo ce ne saranno di più. E tramite un tablet oppure lo smartphone si può manovrare con gli stick virtuali. Quindi possiamo andare a destra, tutta a sinistra. Allora possiamo andare tutta a sinistra. Quando si lasciano gli stick lui sta fermo, a destra, avanti e indietro. Bisogna prendere un po' di abitudine agli stick. Batteria, adesso c'è segnale che la batteria è 40%, però come si vede si può manovrare abbastanza facilmente. Io non sto tenendo nulla, mantiene l'overing in modo perfetto e la posizione in modo perfetto grazie al GPS interno. Possiamo fare un giro così. Facendolo scendere, eccolo lì. Ogni volta che si lasciano gli stick mantiene la posizione. Adesso sembra ok, mantiene abbastanza bene la posizione. Eccolo qua, sì, la batteria al 0% e quindi si atterra e si chiude così.